Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, sono contentissimo perché i video di Roblox stanno andando molto bene, vi stanno piacendo, sono davvero contento in questi giorni. E oggi andremo a fare una cosa che non facevamo in realtà da un po' di tempo, e cioè reagire ai bambini, ragazzi, non so come vi chiamate voi, che fanno i video su Roblox, precisamente su Brookhaven e ovviamente italiani. Oggi torniamo a rispolverare uno di quei canali che per quanto mi riguarda è una leggenda quasi, e stiamo parlando di Doggy, che penso si pronunci così, Doggy Blue, quella ragazza che fa i video molto strani. E oggi andremo a vedere un video molto particolare dal titolo "Cerco fida e lo tradisco su Roblox Brookhaven". Quindi già praticamente da piccola questa ragazza inizia a tradire. La cosa è grave? Molto, moltissimo. Il video ha 22.000 visualizzazioni ed è praticamente dell'anno scorso, quindi andiamo a vedere, vai. C'è già il fatto che inizia con questa musica che non ha senso, psicopatica completamente. Questo video sarebbe da quittare, ma andiamo avanti. Ma poi quante intro ha? Quella in cui balla con l'avatar, quella in cui dice di iscriversi al suo canale, ma poi la musica forte. Boh, gioca al mio hobby. C'è pure un hobby. 72 followers. A proposito, mi seguite su Brookhaven? Io spero proprio di sì. Cambiamoci. Inizia qua la storia con una musica. Ma veramente il logo del Napoli sul programma di registrazione? Lo state vedendo, ragazzi, sotto di me? Non giudichiamo un libro dalla copertina. Forza Napoli, sempre. Comunque questa musica da YouTube 2015 non me la meritavo io, eh. Ok, fatto. Sembra Jenny con una parrucca praticamente, ok. Cerco, ecco, qua si inizia a scrivere cerco fida, cerco tipo, cerco tipa. E ovviamente Brookhaven censura tutto, perché almeno su questo. Cerco fi, fi, cosa? Stranamente arriva lui. Gioco deserto e arriva il fi, che potrebbe essere il figa come il figo, come il filo. Io, eccomi, sono l'unico candidato. D'altronde il server sarà quasi sicuramente privato, quindi non ce ne sono altri. Ok, vieni. E già iniziamo così a dare ordini. Queste, allora, le relazioni di Brookhaven. Ragazzi, cioè, dobbiamo smetterla, perché su Brookhaven sembra che si sta tornando ai tempi dei nostri genitori, quando c'erano tipo i matrimoni combinati, che i nonni per i soldi facevano sposare i figli, tutti i mariti che comandano nelle coppie, che danno gli ordini, le ragazze che devono ubbidire. Cioè, io vedo sempre questa roba su Brookhaven. Possiamo per favore aggiornarci anche lì? Visto che ormai siamo tutti con gli stessi diritti, tutti indipendenti nelle nostre vite. Possiamo per favore smettere di vivere al medioevo su Brookhaven? Perché sono un po' strani questi bambini, eh. Ah no, ok, il server mi sa che è pubblico. Attenzione, perché vedo una macchina lì. Ma dove stanno andando? Comunque assurdo, primo minuto da fidanzati già lei gli salta sulle spalle. Un colpo di fulmine, già sono sposati praticamente. Si è fermato, gli è venuto un ictus, ok, no? Prendiamo una casa, casa 12. Mentre si costruisce, manco il tempo. Comunque la musica non è forte di più. Penso che dopo questo video mi devo andare a pulire le orecchie col cotton fioc, perché boh. Siamo in casa, siamo a 50 secondi, questo video ne dura 5 minuti. Speriamo che non succedano cose losche, perché già su Brookhaven le vedo ogni giorno, quindi vorrei evitare almeno qui. Ok, e siamo a casa. Dobbiamo abbassare sta roba che... Nome Luigi. Cioè praticamente, allora, non è che dici si sono presentati, si sono frequentati e hanno avuto il rapporto, no? Tale da poter dire fidanziamoci. No, 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 no. Cerco fida. A posto, andiamo a casa mia. Qua iniziano le presentazioni. Quindi praticamente lui potrebbe essere benissimo tipo un, non lo so, uno di quello dei film horror, che adesso la rapisce, la mette in cantina. Arrivederci, senza cibo, senza acqua per una settimana. E chi si è visto, si è visto, capito? Cioè loro si presentano qui, a casa di Luigi. Come si chiama lei?
Io ho Marianna, quindi Luigi e Marianna sembrano un guozzo e una brenzola napoletana praticamente. D'altronde, ricordiamoci il logo all'inizio, quindi comunque questo potrebbe essere l'inizio di un amore guozzo, come si dice su TikTok. Vediamo. Però lui non c'ha il T-Max, non ascolta le canzoni neomelodiche, non lo so. Potrebbe esserci. Bel nome, dice Luigi. Grazie, dice Marianna. Ti va se andiamo da qualche parte? Ecco, io mi soffermerei in questa domanda. Perché le chiedi di andare da qualche parte se tu stesso l'hai portata a casa? Cioè, da quanto tempo siete in casa? 2 minuti? Vabbè, facciamo finta che va bene. Ok, tipo dove? Fammi indovinare, il ristorante? Mu, è diventata una mucca. Non si sa come, ragazzi, Luigi è una mucca. Mi dispiace se qualcuno è rimasto deluso, ma è una mucca, Luigi, sì. Ah no, ok, era... vabbè, è uguale comunque. A prendere un gelato? Beh, dai, almeno non gli ha proposto di fare cose strane. È un ragazzo educato, almeno all'inizio. Una pizza? Decidetevi, ragazzi, il gelato e una pizza non è la stessa roba. Cioè, il gelato non lo mangi a cena o a pranzo. Dio, sì, però, senso, non è che ti riempie come la pizza. Decidi tu, con l'emoji, con la bava, boh. Quella faccia non promette bene. Guarda, sono davvero d'accordo con te. E questa cosa fa ridere perché, sì, sono d'accordo con te. Neanche a me promette bene, per niente. Ma vediamo. Non scendiamo a pregiudizi perché ricordatevi, non si giudica un libro da una copertina. In questo caso la copertina è Luigi. Questa è la copertina del libro di Luigi, e cioè un ragazzo che, come appunto su Brookhaven, sta con la bocca aperta e la bava alla bocca, come possiamo vedere. Quindi Luigi, sei così, va bene. Pizza. Brava, sono d'accordo con te, la pizza la preferisco soprattutto. Vediamo dove ci porta il nostro Luigi. Ok, se al guinzaglio proprio, cioè deve camminare proprio. Se non sta dietro di lui, ragazzi, questo è proprio... Il must. Ok, macchina blu che richiama i colori del Diego Armando Maradona, ovviamente, lo stadio. E si va. Allora, questa non me l'aspettavo, ve lo giuro. Mi ha colto, vi dico la verità, impreparato. Tutto mi aspettavo, ma non una canzone di Pachi. Io vorrei risentire con voi questa scena, se non vi dispiace. Cioè, poi ha iniziato a correre a 7.000, lì c'è tipo la polizia, vabbè, un bordello. Che ha violato 450 leggi in 3 secondi di video. Tra l'altro, comunque, testo per bambini, super educato, ma arriviamo al ristorante. Ok. E poi parte così, una canzone completamente cute. Vabbè, ragazzi, non so che dire. Sono scioccato, onestamente. Vai. Che pizza prendi? Vediamo che pizza prende. Margherita, grazie. D'altronde. Ok. Raga, ma gli hanno rubato la macchina. Un po', vabbè. Cosa sta succedendo in questo video? Cioè, non gliel'hanno rubata. L'hanno proprio presa per fargliela schiantare. Per affogargli la macchina. Complimenti a chi l'ha fatto, comunque. Sono... vabbè. Ok. E lei se ne va. Ma che cos'è poi? Ma che avatar è quello tipo di TikTok? Mi sta arrivando, oddio, mi fa paura sta tizia. Ma è bruttissima, raga, è pelata. Ma cosa sta succedendo? Oddio, ma sei bellissima. Ma che... Ma l'ha rapita col carrello, scusatemi. Ma sa uscire? Ragazzi, io sto cercando di capire. Cioè, allora, io nel giro di 30 secondi ho visto un furto di un'auto e una tipa pelata con delle sopracciglia lunghe 7 km venire affogata dalla protagonista del video. E siamo a 2 minuti su 5. Boh. Mio canale preferito, questo, comunque, devo dire. È tornata la macchina. Si è vestito pure da cuoco. Quindi il ristorante si presume sia suo. A meno che non sia abusivo. Cioè, 4 minuti di attesa quando me lo poteva dare subito. Sì, certo, però si chiama roleplay, cara Doggy. Ed essendo roleplay, uno deve cercare di imitare il più possibile la vita reale. Non sarebbe strano se uno chef uscisse dalle sue tasche una pizza già pronta? Secondo me sì, perché mi chiederei da quale buco proviene. E visto che in questo caso lo chef è un ragazzo, l'unico buco da cui potrebbe provenire
è il suo culo. E quindi sì, secondo me sono meglio i 4 minuti di attesa, cara Marianna. Ecco la tua pizza. Boh, col cartone. Gliel'ha portata col cartone sul tavolo. Ok. E lui la guarda mangiare, perché lui giustamente non mangia, sta così, con il sorriso a 70.000 denti, che ti guarda come, non lo so, tipo boh, Jason di Venerdì 13, col coltello. Dopo una lunga e noiosa chiacchierata, che succede? Andiamo a casa, alleluia, grazie. Ricordiamoci che Marianna era quella che si era rimasta sconvolta dopo la faccina con la bava alla bocca. Adesso dice alleluia quando lui dice di andare a casa, alle 11.29 di sera. Ok, ovviamente sempre sulle spalle, ma la mia macchina, let's go, ski, così tipo la faccina. Una baddie l'ha buttata nella piscina. Eh già, sad. Ok, a caso, io sarei disperato, la macchina, sad. Lui, vabbè. Cos'è successo? L'ha messa nel letto? Tu dormi, io vado un attimo AFK. Capito? Là ti ho messo i croccantini, tu dormi e stai zitta, non ti devi permettere. Cioè proprio gli sta dando ordini, le sta dando ordini, raga. Io vado un attimo AFK, non ti permetterò di uscire fuori di casa che ci sono gli altri maschi, eh. È il momento perfetto, raga. Ma per cosa? Ah, per rapirlo. Ah, già che giustamente poi lo tradisce lei, quindi mi sa che non fa nulla con lui. Oh. Ok, raga, mio fratello è fuori la porta. Ok. Ma aspetta un attimo, scusami. Allora, lei ha scritto: ok, raga, mio fratello è fuori la porta. Ma è con l'accento, significa che suo fratello si chiama è fuori la porta. Cioè, il ragazzo si chiama è fuori la porta. Ok, bel nome, particolare, dai. Ok, fratello con... boh, è una papera di Angie, mi sa. Pronto? Sì? Sai che sei bellissimo? Non è vero, ma ok. No, aspetta, scusami. Ma questo è suo fratello, cosa sta... Grazie anche tu. Ma è suo fratello, non è illegale. No, scusa un attimo, aspetta, fammi un attimo capire bene la situazione. Cioè, tu mi stai dicendo che ti sei sconvolta per una faccina con la bava alla bocca e adesso ti stai baciando tuo fratello in bocca? Ragazzi, io non mi aspettavo minimamente che questo fosse uno di quei video. Sono scioccato, per non dire altro. E adesso arriva il cuoco, tradito con le corna, cornutazzo, cornutone. Oddio, sta piangendo. Ma non è vero mai nella vita, tu sei mia. Beh, oddio, meglio sua che di suo fratello, però... cosa sta succedendo qua? Quello sgorbio è mio fratello. Ho capito, ma... cioè, scusami, lui ti ha detto che tu sei sua e non di quello sgorbio. E tu hai detto quello sgorbio è mio fratello. Ma non è una cosa bella, cioè ti stai baciando in bocca tuo fratello. No, raga, l'ha bannato, vedi? Sei solo mia. Sì. Ma quando mai? Dice. Non ti ho mai amato, non mi interessa. Noi staremo sempre insieme, non mi piace. Facciamolo e poi te ne vai. Sono scioccato, giuro. Sono scioccato. No, amore, guarda, guarda, guarda che lui la insegue, un pazzo. Sarai per sempre con me. In realtà può squittare il gioco, però. Sposami. Ha quittato l'esperienza. Nonostante io l'abbia tradito, mi voleva ancora. Sì, tradito con tuo fratello, poi. C'è ancora peggio, boh, vergognati. E adesso? Ma? Cioè, ci sono 3 minuti di schermo nero? Un minuto di schermo nero, un minuto e mezzo. Ma perché questa cosa, scusami? Ma i commenti? Sei troppo forte e simpatica, questo video mi ha commosso. Cioè, ti ha commosso perché il tipo psicopatico la voleva tutta per lui. Cioè, ragazzi, questa si è baciata a suo fratello e nessuno dice nulla. Io sono allibito, per non dire allibitols. Sono scioccato, è brutto tradire, però è bello il video, lo so. Vabbè, ragazzi, comunque, per concludere questo video, vi richiedo nuovamente una cosa, due cose. La prima è che mi dovete seguire all'interno del mio profilo di Brookhaven. Non riuscite a vedere come si fa, volete vedere come si fa, è molto semplice. Se siete da computer o da telefono, andate sul profilo mio e cliccate sui 3 puntini e poi cliccate su segui, ok? È molto semplice, non ci vuole nulla. Dopodiché, appena mi avete seguito, mi raccomando, entrate nel gruppo Le Volpi di Xiao, che qui da poco
poco è uscito tutto il nuovo merch. Ci sono tutti i nuovi pantaloni, le felpe e tutte le cose in stile Xiao, Volpi, come volete voi. Costano tutti 5 Roblox. Roblox. No, scherzo, costano 5 Robux. E quindi nulla, ragazzi. Che aspettate? Mi raccomando, entrate tutti, vi aspetto. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a Doggy, che è una grande comunque per fare questi video, anche se è un po' pazza visto che si bacia con suo fratello. Ma va bene così. Vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao.